Un allenamento ricco di buone notizie, quello che si è svolto stamattina qui al Partenio Lombardi a porte aperte. L'obiettivo che è ben chiaro nella testa dei calciatori guidati da Michele Pazienza, un sergente di ferro, un martello pneumatico durante le sedute di lavoro e naturalmente l'appuntamento di lunedì sera alle 20:45 al Pinto contro la Casertana. Allora, le buone notizie sono rappresentate dal fatto che Falbo e D'Angelo potrebbero, condizionale naturalmente d'obbligo, rientrare nella lista dei disponibili per il derby. Hanno lavorato in modo differenziato, ma si è visto un po' D'Angelo a bordo campo osservare in modo, devo dire, un po' malinconico i suoi compagni di squadra mentre erano impegnati nella partitella. Malinconico, ma anche carico di voglia e di determinazione per tornare presto in campo. Russo ha svolto la prima parte dell'allenamento, la parte dedicata all'atletica, e poi si è dedicato al programma ad hoc che poi gli permetterà di rientrare pienamente in gruppo già credo dalla prossima settimana. Quindi si è rivisto D'Angelo, ma si è rivisto anche Dall'Oglio che ha corso a bordo campo insieme a Gabriele Gori che è apparso un po' affaticato e poi è stato Dall'Oglio lungamente da solo a calciare un po' il pallone, a correre leggermente. Quindi anche lui come D'Angelo corre e desidera ardentemente di ritornare quanto prima. L'allenamento è come sempre intensissimo, i ritmi sono veramente forti, determinazione, concentrazione, atteggiamento positivo da parte di tutti, tutti ci tengono a fare bene, tutti ci tengono a mettersi in mostra, bellissimo uno dei gol siglati durante la partitella in mezzo al campo di Falbo, che tra l'altro, chiedo scusa, di Palmiro, che tra l'altro ha attirato gli applausi da parte dei compagni di squadra, ma insomma nessuno si sottrae a quelli che sono i dettami di Michele Pazienza, che vuole che la squadra, ogni singolo giocatore sia dentro l'allenamento, chiede ai singoli se non avete capito qualcosa ripetetemelo, ma lo fa sempre con un tono molto molto sicuro di sé, determinato, di autoritario tra virgolette, ma anche autorevole. L'autorevolezza naturalmente gli arriva dai risultati positivi e dalla operazione rincorsa che l'Avellino, rincorsa primo posto, che l'Avellino ha intenzione di continuare già lunedì sera al Pinto contro la Casertana.